Vai bambola! Impasta la pizza! Dov'è il... Mettere un po' di farina sul banco da lavoro. Ecco qui, ta 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 ta. Vai. Hopla! Poi gliene devo mettere ancora? Boh. Vai, pesta, pesta. Girala Ah! adesso, sotto sopra. E un po' di farina anche sotto, ok? Fagli fare un mezzo giro sulla tavola così, come se lo dovessi spostare. Ok. Vai, allarga con tutto il pastrelli. Il bordo no, però. Come procede? Sembra che vada. Vai, allarga. Allarga sta pizza, su. Ma se vai, Momento! allarga, Ma mica dobbiamo fare mettiamo... un'ora di video, eh. Allarga. Adesso prendila in mano e tirala. Tiro? Sì, bambola, con i polpastrelli devi fare tutto il contorno qui della pizza, solo con i polpastrelli, non con tutta la mano dritta. E poi dopo l'allarghi, metti le mani dentro e l'allarghi. Intanto la fai girare. Metti la mano dentro e allargala. Così. Sì, devi mettere le mani dentro, tutte e due le mani dentro e allargarla dal centro all'esterno. Falla girare. Puoi anche sollevarla, che ti aiuta la gravità. Ecco, ti puoi spostare anche un po' verso sinistra, che sei sul bordo dell'asse. Ok. Oh, che bella pizza rotonda, bambola. Hai visto? Sì, eh. Vai, buttaci sopra un po' di mozzarella. Oh, mamma. Prendi, lasciala lì la ciotola, prendi solo le pietanze con le mani. Ah, con le mani. Sì, vai, butta in centro e poi spantegala lì, vai. Un po' di qui, un po' di lì. Vai. Un po' dappertutto. Ecco, mettine ancora un po'. Qua. Buono. Dovrebbe essere abbastanza. Adesso Adesso metterci un metto po' di un po' tonno. di tonno. Ecco, sbriciolo bene. Quello lì va bene, ok? Anche questo, Sbriciolo tac. bene. La bambola a 10 occhi. Perché chi non l'avesse capito, la bambola non ci vede. Io ne ho anche 100 di occhi. Ok, dai, spantega bene un po' di tonno di qui. Voilà. Ok. Oh, questo è ancora Bene. così, tac, via. Un po' di qua, un po' di là. Vale. Ok, filo d'olio, vabbè, lo metto io. Sì. Vale. Buono, metto qualche olivetta. Ole. Sono io che faccio ombra col braccio, scusate. Ecco qua, qualche olivetta. Bene. Tac. E via. Ok. Adesso la mettiamo sulla pala. Un po' di farina sulla pala, spantecala con le mani, bene.
Ok, tieni qua il manico, che Ok. questa operazione la faccio io. Mettiamo un attimo in pausa qui perché è un po' un problema tirare su sta pizza adesso. Ve la facciamo già vedere sulla pala, un attimo, Eccola qua! La La pizza sulla pala. pizza Wow! sulla pala! E adesso andiamo a vedere la temperatura del forno. Ah, il forno è a 400 gradi, quasi. Vediamo quant'è la piastra. Ok, andiamo che il forno aspetta, andiamo che il forno aspetta. Vai, ora. Allora abbiamo Ora. la puerta. Forno aspetta. Ciao bella. Vai. Ole, inforniamo, speriamo bene. Voilà! Ecco fatto. L'affumicamento. E voilà, arrivo là. Bella, comincia a cuocere. Giriamo un po', questo forno è girevole. E voilà, arrivo là! E la pizza ma magnuca! Vabbè, 350 gradi il forno perché abbiamo aperto. Vabbè, però facciamo un po' di progressi. Che dici, Camilla? Facciamo un po' di progressi o no? Oh, che ne so io cosa stai facendo te, dice lei. che bella. Sarà cotta, boh. Voi che dite? Esperimento dopo esperimento riusciremo a fare sta pizza bianca al tonno stasera, no? Piano piano vediamo cosa succede. Controlliamo. Qui è bella bruciacchiata. Boh, siamo circa un minuto che l'abbiamo messa dentro. Si è gonfiata tutta di là. La lasciamo dentro ancora qualche secondo e poi vediamo com'è. Bene ragazzi, provo a tirarla fuori. Eccola qua. Vediamo sotto com'è. Sembra cotta.
un climatizzatore come base d'appoggio. Lasciamo riprendere un attimo questo qui e via. Eccola qua la nostra pizza, guarda. Secondo me è cotta anche qua, eh. Eh sì. Allora, tienila ferma con una mano che io la tagliuzzo. Olè. Tu tienila. Wow, sembra Beh, buona. dai, a differenza di quell'altra, Cavolo, questo qua è meglio. questa qua è meglio. Ok, procediamo con l'assaggio. Prendi una fetta. Il profumo è buono. Che goduria! Ok, buon appetito! Ciao ragazzi! Buonissimo. Buona, buona!